Novità alloggi a Giulianova perché l'amministrazione comunale ha approvato e ovviamente pubblicato il bando per la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in via Bellini. Una notizia, possiamo dire, importante, vice sindaco Albani. Sì, finalmente siamo giunti all'assegnazione degli alloggi. Le palazzine di Via Bellini a canone sostenibile sono state costruite qualche anno fa, sono state rifinite negli ultimi tempi. Abbiamo aperto il bando oramai 2 anni fa, sono arrivate molte domande, alcune purtroppo sono state scartate per carenza di requisiti, però finalmente ieri abbiamo approvato la determina per l'assegnazione dei primi 9 alloggi. Ecco, palazzine realizzate nell'ambito di Giulianova Urban Regeneration. Ovviamente, primi 9 alloggi che verranno dati immediatamente, poi sarà un secondo bando, giusto? Sì, esattamente, la Giulianova Patrimonio, che è proprietaria delle palazzine, in questi giorni sta redigendo i contratti insieme chiaramente agli inquilini e successivamente ci sarà un nuovo bando con i requisiti, diciamo, aggiornati per assegnare gli altri 9 alloggi. Ecco, bando chi potrà partecipare, ecco. Allora, il requisito più importante è quello legato al reddito, quindi bisogna avere un reddito annuale di almeno 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.